piacerebbe imparare a cucire una borsa personalizzata fai da te? La tote bag è la borsa per eccellenza, non puoi non averla nel tuo guardaroba. Impara a cucire con me i manici della borsa, che sono l'ABC per la confezione di tanti dettagli della borsa stessa, dai manici fino ai ganci portachiavi. Impara a realizzare delle cuciture perfette con una ribattitura al millimetro grazie al piedino a bordo stretto, detto anche piedino a lamella centrale. Scopriremo trucco e parrucco del cucito in questo video tutorial dedicato alla borsa tote bag. Seguimi fino alla fine. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bene, cuci amiche, finalmente iniziamo i video tutorial dedicati alla tote bag. Potete infatti trovare il cartamodello linkato nella descrizione del video qui sotto, basta soltanto che clicchiate sul triangolino in basso a destra che è presente nella visualizzazione del vostro video e vi comparirà la descrizione completa con anche l'elenco dei materiali utilizzati. Il primo video dedicato alla tote bag lo voglio dedicare alla costruzione dei manici e del gancio portachiavi, perché sono due elementi fondamentali per la perfetta riuscita estetica di questa borsa. Questa borsa cosa ha di caratteristico? Ha dei manici molto larghi e quindi molto comodi e molto confortevoli. È una borsa bicolore perché posso lavorare i manici con due colori diversi, ma non solo i manici, perché anche la struttura della borsa può avere una parte centrale di un colore e il fondo completamente di un altro. Per cui in tutto questo insieme di video che dedicherò al progetto della tote bag vedremo come realizzare gli angoli, come foderare la borsa, come fare i manici, come realizzare la borsa bella dentro e fuori e soprattutto, come vedremo anche nel video tutorial di oggi, come crearci il portachiavi, che è un'idea utile fai da te non solo per la borsa, ma anche magari per inserire questo oggetto utile e pratico all'interno dei nostri sacchetti, beauty case, sacchi per le scarpe, sacchi per la scuola o di borse che vogliamo utilizzare con proprio questo dettaglio molto molto comodo. Ma cominciamo subito, perché nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare dei manici perfetti senza rovesciare il tessuto, perché quante volte ci siamo accorte che il nostro manico cucito in doppio, poi dovendolo rovesciare, si slabbrava, cedeva, sfilava tutto quanto. Vedremo una soluzione veramente geniale, seguitemi! Per realizzare i manici bicolore ho bisogno di due tessuti di due colori diversi. L'elenco delle misure lo trovate all'interno del cartamodello della tote bag. Qui ve l'ho fatto un pochino più piccolo, solo a titolo esemplificativo. Allora, il primo tessuto potrà essere il tessuto interno, il secondo tessuto quello esterno. Come dovrò lavorare questi manici? Ecco che rovescio il tessuto. Attraverso l'utilizzo del ferro da stiro vado prima a piegare a metà il tessuto stesso, ci do una bella stirata. In questo modo stirando evito l'imbastitura noiosa e lunga per tracciarmi il centro. Dopodiché, una volta che ho tracciato con il ferro da stiro la ripiegatura centrale, vado a ripiegare proprio verso la linea centrale appena tracciata un lato del manico e anche l'altro lato del manico. Ovviamente procedo con la stiratura sia di questo pezzo che del pezzo gemello. Qui vi accorgete molto di più perché c'è il tessuto a contrasto, per cui il tessuto piegato a metà, una volta che è piegato a metà lo ripiego su se stesso, tenendo come riferimento la linea del centro. Una volta che ho stirato entrambi i manici, prendo il primo, per esempio quello a pois, e lo sovrappongo nella maniera più accurata possibile al precedente manico e con l'utilizzo di alcuni spillini vado a fissarmi entrambi i lati del mio tessuto, spillando sia da una parte sia dall'altra l'attaccatura del manico stesso. Ora però arriva il trucco da perfetta sarta, perché questo manico in tessuto doppio va cucito. Con quale piedino? Scopriamolo assieme. Ed ecco qui il mio super piedino in uso per questo progetto di come cucire i manici di una borsa. Si tratta del piedino a bordo stretto, detto anche piedino a lamella centrale, infatti è dotato di questa lamella che permetterà al tessuto di battere sempre perfetto sulla fine del tessuto stesso e quindi sulla lamella del piedino e poter dunque cucire alla sinistra del mio tessuto. Il bello di questo piedino è che, differentemente da quello che credete di avere a casa, perché è il piedino
gradino in dotazione, questo, fateci caso, ha questa scanalatura qua sopra completamente aperta in modo tale che possiate cucire sia a sinistra sia a destra. Siamo pronte, ho messo la lamella centrale a ridosso del ripiego del tessuto, ho spostato l'ago un pochino a sinistra e adesso tolgo gli spilli man mano che procedo e semplicemente dovrò andare a cucire facendo attenzione che il mio margine di cucitura possa sempre battere sulla lamella. Il gioco è fatto! Il risultato che ottengo è veramente, ma veramente spettacolare, perché la mia cucitura batte esattamente sul ripiego finale del tessuto. Al tempo stesso, dall'altro lato, la cucitura è altrettanto perfetta e sempre parallela. Per cui ora altro non dovrò fare che ripetere l'operazione anche sull'altro lato del tessuto. Vedete come non si sposta il tessuto, non fa bolle? Questo è merito sia del doppio trasporto integrato, sia dell'appretto che ho spruzzato prima di cominciare a stirare il tessuto. Cuci amiche, ecco il risultato che ottengo. Da questo lato ho una cucitura perfetta e a margine, da questo lato ho una cucitura altrettanto perfetta e a margine. Ora non mi resterà altro che adottare questa tecnica su tutti i manici che voglio creare. E ragazze, guardate, non devo risvoltare nessun tessuto. Vi piace questa tecnica? Ecco qui la mia striscia per realizzare il portachiavi. Ovviamente trovate le misure all'interno del kit della carta modello della tote bag e soprattutto trovate l'elenco dei materiali linkato nella descrizione del video qui sotto. Ho anzitutto bisogno della striscia, che anche in questa volta andrò a piegare a metà nella parte lunga, per intenderci, della striscia stessa. Una volta che l'ho piegata a metà, vado a ripiegare la metà e la metà sempre guardando verso il centro. Il risultato che ottengo è esattamente questo. Ma differentemente dai manici per la borsa, che erano questi, che mi sono fermata a questo passaggio, sovrapponendoli poi l'uno contro l'altro, in questo caso invece il manico che è aperto lo vado a ripiegare nuovamente su se stesso e ottengo una bellissima fettuccia del colore che voglio io. Io ho spillato la mia striscia, sono pronta! Anche questa volta abbiamo bisogno del piedino a bordo stretto lamella centrale, perché la lamella batterà sul ripiego del tessuto e mi permetterà di cucire questo gancio porta chiavi. Posso prendere questo spillo qui e rimuoverlo piano piano solo di quello che mi serve e quindi potrò perfettamente sostituire la mia imbastitura rimuovendo lo spillo poco alla volta. Ecco qui il risultato, è a dir poco spettacolare e perfetto, guardate che fettuccia magnificamente precisa e cucita alla perfezione, che ne dite? Adesso non dovrò far altro che inserire il gancio portachiavi, ripiegare esattamente a metà la mia fettuccina e appoggiarla, spillarla all'interno della mia tote bag o all'interno di qualsiasi tessuto che poi vorrete cucire in cucitura dritta contro dritta, perché questa verrà pizzicata nella cucitura e avrete un perfetto portachiavi. Spero che questo sistema per confezionare un portachiavi vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e supportate il mio video con un bel like e ci vediamo ovviamente al prossimo video tutorial dedicato alla tote bag. Bene cuci amiche, vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial di oggi. Vi rimando a tutti i miei canali social, il mio blog, la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram e il mio canale YouTube. Se vi è piaciuto questo video, cliccate un mi piace e lasciate i vostri commenti nella descrizione del video qui sotto. Un abbraccio sartoriale!